Eccoci giunti all'Epifania. Ma cosa vuol dire questa parola, Epifania? Certamente l'associamo al giorno in cui arrivano davanti alla grotta di Betlemme i Re Magi. Ma a livello etimologico, Epifania significa una manifestazione pubblica della divinità. Potremmo dire la prima apparizione e rivelazione di Cristo al mondo intero. Perché Gesù non è venuto solo per qualcuno. Gesù è nato per tutti. E quindi, guardando con gli occhi della fede, possiamo scorgere che l'Epifania è il luogo in cui troviamo la salvezza da parte di Dio per l'umanità intera. Mettere i magi davanti alla grotta del presepe è un segno già esplicito di questa venuta di Cristo. E mettere gli ultimi davanti a Gesù, quelli che arrivavano da lontano, quelli che hanno cercato Dio, cioè emettere sotto la protezione di Cristo proprio tutti, nessuno escluso. Ma allora, chi sono questi magi? San Matteo li chiama in greco magoi, magoi che non si traduce come magi, ma come maghi. Ma attenzione! Non li dobbiamo assolutamente assimilare a cartomanti, fattucchieri, nulla di tutto questo. E per favore, state lontano da chi pratica queste cose. I magi, invece, sono dei curiosi, sono degli astronomi. Pensano che c'è un oltre. Hanno capito che c'è qualcosa di grande nel cielo e nella vita. Hanno il desiderio di toccare l'infinito con le loro anime. E infatti internamente vivono quella malinconia di eterno che, se guardiamo bene, ognuno di noi ha. I magi seguono il loro desiderio, la loro intuizione del cielo, del cuore. Si mettono in strada per seguire una stella in cui credono. Un cammino lungo, difficile, pieno di imprevisti. Proprio come il cammino della vita e della fede di ogni cristiano. Però questo cammino arduo è necessario per trovare e vivere una pienezza di vita. I magi arrivano a Betlemme. Betlemme in ebraico ha un significato molto bello. Significa casa del pane. Quindi sì, Gesù nutre l'umanità lungo tutti i secoli, è nato nella casa del nutrimento. I magi davanti alla grotta di Betlemme hanno nutrito la loro anima, la loro fame di infinito e di eternità. Seppur i magi sono partiti con il desiderio di trovare un grande re, la nascita del re dei re, e poi hanno trovato un bambino in una grotta, attorniato dagli ultimi, dai pastori. Ecco, quando ti metti veramente alla ricerca di Dio, con cuore aperto, lasciando tutte le ancore umane che possiamo avere come stereotipi o come piccole e vane certezze, può darsi che ti trovi ciò che non hai mai pensato o immaginato davanti a te. Perché l'incontro con Dio è una sorpresa che destabilizza, perché cambia la nostra vita, cambia la visione della nostra vita. I magi sono diventati cercatori di Dio e hanno trovato lo stupore. Un bimbo avvolto in una fascia, coccolato dalla mamma e dal papà, e con dietro l'asinello e il bue e i pastori tutto attorno. Come si può credere in un Dio bambino? Come si può inginocchiarsi davanti a un bambino nato in una mangiatoia? E come si può ancora di più dargli quei doni così preziosi che i magi avevano preparato per un grande re? Semplice. I magi hanno compreso che la verità era chiusa lì, nell'umiltà di Dio. Quindi, in questo inizio di nuovo anno del 2024, siamo chiamati a seguire i magi con tre piste. La prima, proprio camminare come i magi, ovvero ascoltare la sete di infinito
e non soffocarla. Dobbiamo cercare delle stelle che ci conducono a Gesù. Camminare nella notte della vita e mai rimanere bloccati. Il secondo punto, la seconda pista da riflettere in questo inizio d'anno è proprio quella dei magi. Cercare la pienezza di vita, cioè saper uscire dagli schemi, saper correre dietro a un sogno, a una intuizione del cuore, guardando oltre, lanciando il cuore oltre gli ostacoli della vita. I magi sono un piccolo gruppo che guarda nella stessa direzione. Fissano il cielo, ma hanno i piedi ben fermi per camminare sulla terra. I magi non vogliono buttare via il tempo, ma vogliono viverlo, il tempo. E poi il terzo punto, dopo camminare come i magi, cercare la pienezza di vita come i magi, non dobbiamo temere gli errori della vita, come hanno fatto i magi, perché il cammino dei magi è pieno di sbagli. Arrivano nella città sbagliata, parlano della nascita del bambino con Erode, perdono di vista la stella, ma davanti a queste fatiche non si arrendono, hanno l'infinita pazienza di ricominciare finché non trovano il loro Dio, la loro pienezza di vita, colui che li ha chiamati. Quindi le cadute, gli errori, i peccati non devono diventare condizioni per fermarsi e credersi inutili, ma sono luoghi dove Dio si manifesta per rialzarci. Quindi concludo con due piccole provocazioni, proprio per la nostra vocazione, provocazione. La prima è nella contraddizione che San Matteo ci mette davanti nel Vangelo, cioè tra i magi e Erode. Questa è una contraddizione chiara. Non parlo più dei magi, ne abbiamo parlato già a sufficienza, ma del blocco di Erode, perché è proprio l'opposto dei magi. È una persona bloccata, ripiegata su se stessa, che vuole escludere e eliminare gli altri. È ossessionato dal potere, dall'apparire, dalla paura di perdere un po' di credibilità agli occhi degli altri. E allora vuole distruggere i sogni, non vuole valorizzare, vuole offendere e sparlare. E tu, davanti ai fatti e alle persone di ogni giorno, sei più un mago o un Erode? Sei più colui che cammina, che guarda il proprio cammino con fatica, ma ha un Dio vicino che lo rialza? Oppure come Erode, bloccato, che si lamenta e che critica gli altri? La seconda provocazione è su quella stella luminosa che i magi hanno seguito. La stella è il segno della bellezza che brilla nella notte. Allora cerchiamo di fare memoria della nostra, tra virgolette, stella. Cioè, ricorda l'epifania della tua vita. Chi è stata la stella che ti ha indicato Cristo nella tua vita? Magari un prete, un campo, un incontro parrocchiale, una suora, una GMG. Bene, bisogna sempre essere grati per le stelle che Dio ci manda per illuminare e fortificare la nostra vita. Allora, buona Epifania, buon cammino dietro una stella per cercare Dio. Buona Epifania, gettando il cuore oltre gli ostacoli come hanno fatto i magi. Buona Epifania, ovvero buona manifestazione di Dio nella tua vita, affinché tu possa vivere la tua vita e quest'anno 2024 secondo il sogno e la pienezza che Dio vuole promettere alla tua vita.